Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it. Oggi andremo a vedere le classi antefrazioni, quindi parleremo di sicurezza e cercheremo di capire quale classe è meglio usare o meglio a quale sicurezza corrisponde un certo grado di classi antefrazione. Poi per capire quale classe antifrazione è meglio per il tuo caso specifico, ti consiglio di guardare l'articolo che c'è qui sul blog, La guida alla sicurezza ai 9 punti, o di chiedere una consulenza privata. Dunque, le classi antifrazione sono divise in 6 classi. Si va dalla 0, che è un prodotto che non è stato testato, e si arriva alla 6, che è la classe massima di sicurezza. Più si sale dall'1, al 2, al 3 e in su, più aumenta la sicurezza dell'infisso, dello scurone, dell'infariata, praticamente del manufatto che è stato testato. Sì, perché le classi antifrazione sono valide per tutti i sistemi di sicurezza che sono apribili, come per esempio un infisso, un'infariata, una tapparella, una persiana, una porta blindata. Tutte queste tipologie di manufatti vengono testati con appunto queste classi antifrazione. Per fare il test si va in un istituto notificato, dove ci sono delle persone che studiano il manufatto prima di provare a scassinarlo, guardano quali sono i punti deboli e con degli attrezzi specifici che appartengono ad ogni classe antifrazione, provano a violare quel serramento o quell'infisso, quello che è, insomma, che stanno testando. Quindi vediamo subito a cosa corrispondono i vari gradi di sicurezza delle classi antifrazione. Grado 0 vuol dire che non è stato testato o che non ha resistito a nessuna delle prove. Poi si va in sicurezza 1. Sicurezza 1 deve resistere a degli attacchi manuali, quindi la prova viene effettuata senza attrezzi specifici, con la forza brutta della persona che deve fare il test, e viene testato anche senza un limite di tempo, perché comunque si prova a spallate, a calci, insomma, a insistere con la forza manuale, che comunque ti posso garantire che un infisso normale a spallate si apre molto molto facilmente. Poi si va nella classe antifrazione 2. Nella classe antifrazione 2 c'è un tempo di prova effettivo che è di 3 minuti di tempo. La prova totale dura molto di più, però l'effettivo vuol dire che è quello proprio che l'omino, o meglio l'omone, perché io ho visto quelli che le provano, sono degli uomini abbastanza erculei, e hanno dei cacciaviti, dei martellini, dei cuni, delle cose a disposizione, e solo nel momento in cui fanno il test scatta il cronometro e partono i minuti. 3 minuti possono sembrare pochi, in realtà non sono così pochi, perché il ladro decide di proseguire il furto appunto tra i 2 minuti e i 3 minuti, come dimostrano le statistiche della polizia italiana. La sicurezza 2 è indicata per gli edifici residenziali, quindi delle abitazioni private, dove non è necessario una sicurezza elevata. Quando cresce il livello di sicurezza richiesto, io consiglio di andare nella classe 3. Nella classe 3 il tempo totale della prova da 3 minuti passa a 5 minuti e gli attrezzi diventano tutti un po' più potenti. Non ci sono più dei cacciaviti che, per quanto sono grandi, sono dei cacciaviti, ma si va in dei piedi di porco. Il piede di porco è uno strumento in acciaio temperato molto resistente, che fa una leva incredibile. E il piede di porco apre più o meno tutto, no? Quindi 5 minuti di piede di porco è veramente tanta roba. Poi ci sono dei cuni più grandi, c'è un martello di ferro più grande rispetto alla classe 2, tutti attrezzi più potenti, come vi ho detto, e un tempo più lungo. La classe 3 va bene, diciamo che è una classe medio-elevata, quindi quando serve molta sicurezza la classe 3 è già buona. Quindi rimaniamo in ambito residenziale, magari una villa più prestigiosa, una cosa un po' più bella del normale, quindi un po' più appetibile per il potenziale malintenzionato, o la classe 3 è una classe che è indicata. Poi si va nella classe 4. La classe 4 è una classe elevata che io consiglio in delle ville isolate, in qualcosa dove veramente la sicurezza ce ne vuole tanta. È una classe dove il tempo della prova arriva fino a 10 minuti reali di prova, cioè quindi credo che sia tipo 30 minuti, se non di più, di prova totale, in cui 10 minuti di prova effettiva il signore che fa la prova non riesce a entrare in quel manufatto, con degli attrezzi ancora più potenti di quelli della classe 3. Ci sono alcuni utensili elettrici, ci sono dei martelli molto grandi, un sacco di cuni, di tenaglie, di armi, non di armi, di cisoie da taglio, quindi un'attrezzatura veramente tosta. E classe 4, se hai molta paura e molta disponibilità, perché comunque fare tutti i serramenti in classe 4 vuol dire anche spendere tanti soldi, è una classe che ti fa stare molto tranquillo.
Poi entriamo nelle classi super, sono classi che praticamente io non consiglio nelle abitazioni perché sono classi da banca, ma banca quella vera, quella dove una volta c'erano i soldi, perché adesso nelle banche non mettono neanche un classe 3, mettono classe quasi 2 o 0 praticamente. Quindi classe 5, classe 6, diciamo nelle banche, nelle ambasciate, in dei posti dove veramente c'è un rischio elevato, che ne so, un'armeria, ecco, in quelle situazioni lì la classe 5 e addirittura la classe 6 potrebbe anche andare bene. In un'abitazione la vedo veramente quasi troppo. Comunque, nella classe 5 il tempo della prova è 15 minuti, crescono ancora i tipi di attrezzi utilizzati, si va dagli attrezzi di taglio, taglio elettrici, delle mole di diametro più grande, e 15 minuti è un'esagerazione, fino ad arrivare alla classe 6 dove c'è il disco del flessibile, la mola, quella col disco da 160 o 220 mi sa addirittura, non ricordo, ma già 160, io che sono cresciuto a pane e officina, ti posso assicurare che col flessibile tagli qualsiasi cosa. La prova dura 20 minuti perché comunque anche la classe 6, che è una classe impossibile da fare a casa, che è indistruttibile, ma prima o poi brucerai 3-4 dischi, 10 dischi, quello che vuoi, ma di là passi. È sempre una questione di tempo, ma 20 minuti sono un'enormità. Ecco, queste sono le classi antifrazione. Spero che tutto ora ti sia più chiaro. Ti saluto, ciao e al prossimo video.